Truffe ai danni di anziani. I consigli dei carabinieri. Chi sono i truffatori? Sono persone insospettabili, persone senza scrupoli che si presentano con modi gentili e ben vestiti presso le vostre abitazioni. Non consegnate mai soldi a soggetti che dicono di essere funzionari di enti pubblici o a privati di vario tipo. Chiunque riceva telefonate o qualora qualcuno si dovesse presentare alla vostra porta per proporvi il vaccino contro il coronavirus è certamente una truffa o un raggiro. Nessun medico o infermiere somministrerà il vaccino anti-Covid a domicilio. Non esitate a contattarci. Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. Non fidatevi delle apparenze, non sempre l'abito fa il monaco. Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa. Prima di far entrare uno sconosciuto in casa, se avete dei dubbi o dei sospetti, non abbiate timore, non disturberete. Telefonate ad una persona di fiducia o al numero unico di emergenza 112. Saremo ben lieti di aiutarvi.